Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Dead Island 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Volevo fare quest'ultimo episodio fino all'uscita di un possibile prossimo DLC, che in questo momento non si sa quando succederà, per farvi vedere i miei progressi e per fare un'ultima missione. Tra l'altro, come potete vedere, è uscita una nuova katana, si chiama Morte di Red. Per come c'è scritto, ottiene gratuitamente col pass espansione. Ok, sì, è vero tra virgolette, ma il passaggio per ottenerla è un pelo più complicato. Faccio giusto sto breve tutorial per chi ancora non l'avesse riscattata. Bisogna andare direttamente sullo shop di Dead Island 2, perché se lo fai nei contenuti aggiuntivi non ti appare. Andare giù, qui sui contenuti abbiamo la spada e il pass espansione. Per ottenere la spada bisogna fare scegli una versione. C'è contenuto aggiuntivo a pagamento, 3 euro, una spada. Che adesso vi farò vedere. Oppure contenuto aggiuntivo, in questo caso abbiamo il sacchetto, però c'è la scritta gratis se hai il pass espansione. Fai contenuto aggiuntivo e scarica in questo caso, perché noi ce l'abbiamo già. Fine tutorial. E adesso ve la faccio anche vedere la spada. Raggiunto il livello 30, completate quasi tutte le missioni secondarie. Ovviamente le missioni di storia le abbiamo finite tutte. Mi mancano da completare le missioni di chi l'ha visto, però sono missioni talmente secondarie che me le sto facendo per i cacchi miei, giusto per continuare a giocare, perché, devo essere sincero, il gioco a me è piaciuto. Mi dispiace che sia veramente durato molto poco. Cioè, se io metto a confronto il primo Dead Island con questo, il primo Dead Island, a parer mio, mi è durato molto di più. Ma nonostante questo, mi sono molto divertito, è per questo che sto giocando tutte le missioni secondarie, perché mi dispiacerebbe lasciarlo già da parte questo gioco. Come avete visto poco fa, siamo arrivati al livello 30, che è il massimo del gioco, e questo è il nostro inventario attualmente. Abbiamo l'Ira Sanguinaria, Furia di Emma, la Brutalizzatrice che si ottiene facendo la missione a Baylair, che c'è un artista che ti richiede pezzi di vari zombie, molto bellino come macete. Poi il Drago di Giada che già avevamo, e ho preso tutte quante le armi che i venditori ci davano a zero, visto che siamo arrivati al livello massimo. Quindi Meteora trasformata in elettrica, la Cenere di Abuela. Vorrei riuscire a trovare la modifica di impatto di livello 3, perché a livello 2 non fa così tanto danno. Devo mettermi a cercarla. Mi piacerebbe trovare un tirapugni unico o anche un'accetta. Però poi il Mieticorpi, ottimo fucile. Il pezzo da 90, questa per quanto sembra una pistola, in realtà usa le munizioni del fucile a pompa e madonna mia. Il cavaocchi, che l'ho reso corrosivo. La Peggy, che già avevamo. E la Morte di Red, che per qualche arcano motivo è l'unica arma che, come vedete, il modello è rimpicciolito. Non si sa perché. E tutte quante le armi che ho interesse ad utilizzare, tranne queste due appunto, le ho portate a livello 30. Infatti ho speso un sacco di soldi. Poi ho comprato tutte le armi uniche: il Sorriso Malandrino, l'Ululato di Ferrir, Drago Rosso. Allora, devo dire solo una cosa a parer mio personale. Questi due sono due buoni fucili, soprattutto il Drago Rosso, perché tira fuori di quelle slecche di fuoco incredibili. Però questa è meglio, uno perché ha un raggio d'azione veramente incredibile, ma soprattutto i fucili a pompa in questo gioco non sono buoni, non fanno abbastanza danno come dovrebbero, a parer mio. Poi la mazza da baseball di Banoi e il randello di Banoi, il rovina famiglie, l'inteneritrice, che è il martello che si compra qui al Blue Crab, l'Okami and Whisky, che aspetta un attimo perché è ritornata al livello 20, che io ci ho speso anche dei soldi per portarla a livello 30. Ehi, io ci ho speso dei soldi per portarla a livello 30 quest'arma. Ma guarda te, porca di quella puttana, ci ho speso soldi per aumentare il livello di st'arma io, e me la rimette il livello 20, ma sei un bastardo. Vedi, 20.000 dollari, che come vedete tra l'altro non è neanche brutta, cioè nel senso 559, tanto quanto questa. E infatti quello che volevo dirvi, 3 euro per una spada blu, neanche viola, che dici c'ha 3 slot, vabbè, neanche unica e vabbè, quello ci può stare, ma blu, ma che cazzo, 3 euro per una spada del cazzo. Bella la skin, per carità, però per qualche arcano motivo la mia Okami è un whisky, è ritornata indietro, però fa niente.
te, metto la morte di Red così ve la faccio vedere. Fa strano che l'ultimo venditore del gioco non abbia niente di unico. Per carità, questa spada è molto bella. Peccato sta cosa qua dei pezzi di metallo che un po' rovinano la sua bellezza. Potrei toglierli, ma mi diminuirebbe un po' il danno. Non che sarebbe... ho sbagliato. Un grave problema. Però accettiamo quindi la missione di Amanda. E via. Peccato che quest'arma sia solamente blu, perché sarebbe stata una bella aggiunta, anche solo viola, per carità. Tieni Amanda fuori dai guai. Buongiorno. Arriviamo tardi per quello, quella ragazza è un guaio. Visto che avevamo fatto tutte quante le missioni di Amanda, ho detto vabbè, visto che ce n'è ancora una, portiamola dai. Ah, eccoti, ciao. Certo, immagino. I'm not your toy. This ain't safe. Wait, hear me out. Sure, I've been edgy and dangerous in the past, but I swear this is safe. There's set up for the awards, right? If we get those online, we get live footage of the whole street. Sì, come no? You're seriously proposing a CCTV setup that we could use? Facciamo un live stream con mentre ammazziamo gli zombie. Right? Then let's fucking go! Oh yeah! Actually turn the cameras on first. Guess I have to endanger myself just one last time, huh? Tesoro. Don't manipulate people. But for you, I will fix the power. I knew I could count on you. I'll stick up here. Besties. Final boring technical stuff to set up before I launch this reality show. TTYL. A dopo, tesoro. Allora, dove dobbiamo andare? Tra l'altro c'è un fusibile di sotto. Dovremmo andare a sistemarlo. Vediamo. Dove sei? We will have words, Amanda Styles. Ah, no, di qua. Stai becca, scoppia la coppia. Rebecca with Carter. No, tu sei un tizio in armatura. Due tizi in armatura. E dov'è l'altra, scusami? Ah, eccoli. Beccati questo, intanto. Aia, cazzottone, in arrivo. Datemi un secondo che così vi faccio vedere la pistola nuova. Ops, sbagliato mira. Dai bello. Dai bella. Ah, buongiorno. Allora, aspetta che sistemo i tizi in armatura prima che loro sono alquanto fastidiosi. E occupiamoci direttamente di loro. Allora, beccati questo. Così vi spezzo. Ah, troppo tardi. Via. Kaboom. Io intanto mi occupo di lui. Oh, e finalmente il tizio della SWAT è andato. Addio. Madonna mia. Le ceneri di Abuela fanno un bel danno, eh. Solo che veramente quelli della SWAT hanno fin troppa resistenza, veramente. Morto? Oh, pensavo di avere ancora un po' di range. Eccolo qua il range. E addio. Vedi? Parli di katane viola e ti esce una katana viola. Ma levati tu. Uno. Troppo tardi. Dai. Addio. Ah, era una spada da ufficiale. Una cagata. Oh, e dai. Dove sei?
Pensavo di essere riuscito a prenderla invece. Aspetta, aspetta. Porca troia, pensavo. Aspetta, aspetta. Ti spezzo le gambine. Tec tec, che scherzo che fai poi. Ma vai via tu. Vieni qua. Addio la testa. Ah, certo. Amanda, I know it sounds like a great idea, but believe me, it ain't. It's way more dangerous over here on the Romero stage. Vabbè, Amanda. Raggiungi Amanda sul palco. Aspetta. Amanda, dove stai? Sfida l'ardore di amare Sir Terrible. Fucking hell, Jay. You allowed yourself to get played. Again. Bastardo? Ecco qua. E uno è andato. Dov'è l'altro? Bastardo! Da dietro proprio. Per fortuna in sto gioco le esplosioni che ti causi. Dai. Dicevo, le esplosioni che ti causi da solo non ti fanno danno. They don't turn me. Like, yeah, duh. I have literal videos of you shrugging off bites. No shit. Lo so. Congrats, BT Dubs. Amanda, what are you planning? You have no idea how far I'll go. Sentiamo allora. Survivors inside the Hollywood Mall there. Hashtag hint hint. Duh. Amanda è fuori controllo per permetterle che qualcuno venga morso. Va bene. Dai Amanda. Vuoi fare la minchiona fino alla fine? Facciamolo per bene allora. Oh, tizio elettrico. Aspettami, fermo lì. Ecco qua. Lo so Amanda. Tutti vogliamo vivere per sempre. Ecco qua. Vieni qua tu. Bravo che ti sei elettrificato da solo. Un cretino questo. Si è riuscito ad ammazzare da solo in pratica. Ecco fatto. Enough! Please, Amanda. I'm worried about you, girl. You think I would call you out here if you could stop me? I was bitten before you even got here. Davvero? No. Don't say that. You're just yanking my pants, yeah? Never left the bleachers. Gotcha! I bet. To record the turn. My fans are gonna see something wild. Hey. Amanda sarà stata morsa, sconfiggi Greg e Nick per raggiungerla. Dov'è la pistola? Ma Nicholas De Leon. Allora, fermo un attimo. Dai. Dai, ricarica veloce. Mannaggia. Nicholas De Leon. Vedo
che se la cava piuttosto bene con i proiettili, eh. Aia. Presto vai ad Amanda. Dammi un secondo. Fammi prendere la roba per terra. Ecco qua. Amanda? No! Amanda! This ain't funny! Amanda! Sai che un po' mi dispiace, però. Poverina. Alla fine mi c'ero un pelo affezionato. Ti darò la morte più dignitosa possibile. Questa volta, Amanda, hai fatto davvero il botto. Shit. Fucking shit. Scusa. Amanda dropped a note. Sai che un po' mi dispiace, mi c'ero un pelo affezionato. Alla fine. Sick of people playing me. But Amanda did do it with style. Eh beh. No pun intended. Non intendeva nome omen, ma ha detto non si scherza, nel senso per davvero lo intendeva. Un po' mi è dispiaciuto, poverina. Alla fine mi c'ero un pelo rivisto in lei e in tutte le sue cazzate. Rip Amanda, esaudisce il suo ultimo desiderio. E allora fammi leggere le note prima. Scusa. Ehi, amo, ero tutto uno scherzo, magari lo fosse, mi sa che è finita. Uno zombonzo mi ha beccato e non credo che riuscirò a finire questo video in tempo. Ecco perché non sono venuta al quartier generale. Non vorrei fare davvero male a qualcuno. Però tu sei immune, giusto? Quindi mi dispiace, ma devo chiederti un ultimo favore. Prendi il mio video e mettilo online, non per forza oggi. Quando puoi, i miei fan devono sapere cosa è successo e forse può salvare una vita. La mia password è questa qui. Beh, che c'è? Sono famosa su internet. Se usassi password 123 mi potrebbero hackerare in pochi secondi. Beh, sì. Mi chiedo più che altro se abbia un qualche significato, sia una password che hanno fatto così sulla tastiera e via. Spero davvero che tu riesca ad arrivare qui in tempo. Sarebbe una merda morire da sola. Voglio solo parlare, girare qualche video. Non lo so, ci penserò quando sarai qui. In ogni caso, pace e amore. Il capitano dell'armada, Amanda Styles. PS, prendi il mio sfolla zombie. Sarebbe sprecato nelle mani di qualche idiota. Oh. Mi ha lasciato anche un'arma. I'm getting out of LA. And when I do, the world will remember you, Amanda. Oh. I swear. You guys know how I hate sfolla zombie. Vlogs. Oh. But this one isn't some phony. Bello. This is real. Eh sì. Influencer. Is a bite. Right now. Ferma un attimo, Amanda, scusami. There is an outbreak of zombies. Sfolla zombie. No joke. As I was attempting to get footage to show you, one got me. I already feel like crud, so I've decided for this video I'm going to show you what comes next. Eh beh. Share this vid everywhere. When the algorithm tries to sweep this under the rug, don't let it. Watch me turn into one of them. Got no apologies to make, except that I'm sorry that I won't get to see your reaction to this. Fino alla fine. Armada, let's go out big. Save the F's in chat for later. You've got a job to do. Make me famous. I just need to leave a message for a friend first. Davvero? They come in time or today's video's gonna get grim. Oh. And mom, maybe don't watch this one, okay? Love you so much. Hmm. All right. I'm ready. Hey bestie, it's your girl Amanda. Qua è quando mi ha chiamato, che abbiamo trovato il suo telefono. Oh. Per quanto comunque sia stata un po' una coglioncella, non era poi stupida, dai. Chiudiamo questo episodio in loving memories of Amanda Styles. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per aver seguito anche questa serie. Noi, come ho detto, ci vediamo all'uscita di un prossimo DLC di questo gioco. Vi ringrazio come al solito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.